Interessante oggi il nostro ex sindaco Cosolini che apre i cantieri delle idee in vista del 2021. Caro Cosolini, noi i cantieri li abbiamo aperti per trasformare la città. I 60 milioni di investimento in Porto Vecchio sono cantieri, non idee, perché voi avete portato avanti in 5 anni le vostre idee e non siete riusciti neanche a realizzare la trasformazione della chiesetta di Santa Croce. Nella vita bisogna fare le cose, bisogna trasformare questa città. Questa città sta vivendo un momento straordinariamente bello perché l'abbiamo trasformata, le rive, la grande viabilità, le pedonalizzazioni, le piazze, questo abbiamo fatto. Allora le vostre idee sono interessanti, ma poi non portano da nessuna parte. Il trenino, avete ancora il problema di pagare il trenino che avete realizzato a suo tempo, ma il trenino non serve a niente se non c'è la ristrutturazione del Porto Vecchio. Rendetevi conto di quello che parlate. Per quanto riguarda invece il problema demografico, guardate che la vostra accoglienza diffusa ha portato al disastro in questo paese. Invece un'accoglienza regolamentata può essere un valore aggiunto per il nostro paese e per il lavoro e per le industrie che hanno bisogno di certi lavoratori, ma non la vostra accoglienza diffusa che è stato un disastro per il nostro paese. Poi ti ricordo anche alcuni primati, primi per opere pubbliche pro capite, spesa, primi per welfare, primi fra le qualità della vita. Ricordo quando sono rientrato qua, mi sembra che erano 32esimi, oggi siamo sesti, per cui la città sta correndo, siamo diventati il primo porto italiano, il Porto Vecchio. Abbiamo i turisti che dicono sembra di essere in Europa. Guarda che su questa frase potremmo veramente aprire quello che piace a voi, un convegno. Caro Cosolini, questi non sono i cantieri delle idee, questi sono i cantieri dei fatti. Impara.